No, io spero di non aver fatto una relazione troppo banale, però ho pensato di inserire in questa relazione tutto quello che è appunto la clinica, quelli che sono i dubbi dell'urologo nella gestione di una neoplasia urotiliare. Innanzitutto, se noi parliamo di neoplasia urotiliare, dobbiamo definire che cos'è l'urotelio. Allora, la definizione di urotelio è stata sì, definita nel 1945 da questo anatomopatologo medico che descrivendo i criteri di transizione, descriveva questo tessuto che riveste tutta la via escritrice urinaria, quindi dai calici, ureteri, vescica, prostata e uretra, fino al tratto prima della fossa navicolare. Tutte queste vie urinarie sono rivestite esattamente dallo stesso identico tipo di tessuto. Questo ci servirà per capire poi che quando ci troviamo di fronte ad una neoplasia urotiliare, noi siamo di fronte ad una malattia di apparato, non ad una malattia d'organo. Ho citato la prostata perché anche la prostata presenta delle regioni che sono rivestite dai criteri di transizione o da urotelio, sono i dotti eiaculatori e i dotti prostatici, i dotti collettori del liquido seminale. Lì si può sviluppare una neoplasia di tipo transizionale. L'epitelio di transizione, io me lo ricordo quando l'ho studiato in anatomia patologica, era un epitelio bello, soprattutto dal punto di vista della morfologia, strano, costituito da uno strato basale di cellule cuboidali, uno strato intermedio di cellule cilindriche, ma quello che mi ricordo con più affezione era lo strato delle cellule superficiali, queste cellule ad ombrello in grado di cambiare la loro morfologia a seconda dello stato di riempimento della via escritrice, quindi di schiacciarsi oppure di rimanere belle aperte. Questo epitelio riveste, come abbiamo detto, tutta la via escrevrice. Le neoplasie urotiliari sono per il 92% localizzate all'interno della vescica, circa l'8% nella via escrevrice e di questo 8% il 95% è a livello calico-pielico e solo il 5% a livello laterale e meno dello 0,1% a livello uretrale. Quindi sono le neoplasie uretrali di tipo transizionale estremamente rare. Vi ho messo due immagini sotto per mostrarvi quello che noi vediamo quando facciamo la cistoscopia, questo aspetto arborescente tipico per una forma papillare. La neoplasia vescicale è sicuramente una neoplasia importante dal punto di vista epidemiologico, è l'11ª forma di neoplasia nel mondo, la quarta causa di morte in Italia e è importante sottolineare che il 98% delle neoplasie vescicali alla prima presentazione sono neoplasie maligne. Vedremo poi che il concetto di malignità nella vescica ha un ruolo, diciamo, ha un ruolo marginale, un po' diverso, perché un conto è una neoplasia maligna superficiale, un conto è una neoplasia maligna infiltrante per quanto riguarda l'approccio sia diagnostico che terapeutico. Una precisazione, non tutte le neoplasie vescicali sono carcinomi transizionali. Il 95% lo sono, ma esiste un 5% di altri tipi di tumori che si possono sviluppare all'interno della vescica. E tra questi vorrei sottolineare l'adenocarcinoma. L'adenocarcinoma è una neoplasia aggressiva che si sviluppa prevalentemente a livello della cupola, laddove è presente il residuo embrionale dell'uropo. Una neoplasia in cupola spesso e volentieri è una neoplasia di tipo adenocarcinomatoso. Il carcinoma squamoso è anche questo abbastanza raro, ma spesso associato a infezioni urinarie ricorrenti, laddove si viene a creare una metaplasia squamosa e quindi si può poi sviluppare un carcinoma. La neoplasia urotiliare è una neoplasia che l'urologo ama definire policronotopica. La definizione di policronotopico significa che questo tipo di lesione si può presentare più volte in posti diversi, in tempi diversi all'interno dello stesso organo. È quindi una malattia che richiede un continuo follow-up. Qui, in questo lavoro abbastanza recente, si dice che le neoplasie vescicali superficiali hanno un rischio di recidiva dal 30 all'85%, un range estremamente ampio, durante i primi 3 anni. Quindi una continua necessità di controlli che vedremo ad oggi sono controlli di tipo endoscopico, quindi controlli invasivi, controlli fastidiosi per il paziente.
due cenni di epidemiologia molto rapidi, è una neoplasia, la neoplasia vescicale, o meglio, carcinoma transizionale più frequente nel sesso maschile, ha una prognosi però peggiore nelle donne, quindi quando una donna, ad una donna viene diagnosticata una carcinoma transizionale, questo tende a progredire più rapidamente e a recidivare più frequentemente. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, si è osservata un aumento dell'incidenza nella donna, e questo sembra essere legato soprattutto all'abitudine al fumo che le donne hanno acquisito negli ultimi 20-30 anni. Come dicevamo prima, il carcinoma transizionale ha una buona prognosi nei giovani. L'eziologia. Fumo di sigaretta è una causa accertata, quindi le amine aromatiche che vengono ad essere diluite nel sangue, concentrate all'interno delle urine, vanno a provocare una trasformazione carcinomatosa delle cellule. Importante però anche l'occupazione professionale. I giovani che noi abbiamo trattato nella nostra clinica erano o impiegati in industrie di gomma del pneumatico, o in vernici, o erano benzinai. Questo non vuol dire che per forza questi siano stati fattori scatenanti, sicuramente c'era una base genetica, però questi fattori, queste sostanze sono in grado di. Un piccolo cenno sullo schistosoma: nelle nostre latitudini non è molto frequente, però noi abbiamo a che fare spesso e volentieri con extracomunitari che vengono dalle zone dell'Africa dove lo schistosoma è endemico. È un parassita che si ritrova all'interno dell'acqua, entra nella circolazione attraverso piccoli tagli che vengono fatti sui piedi e occupa i dotti linfatici, va a deporre le uova all'interno della vescica. È un parassita delle vie urinarie. Lì provoca una reazione infiammatoria tale e talmente prolungata che spesso va a degenerare in neoplasia. Il papilloma virus è un'associazione relativamente recente, ci sono report in letteratura, non vi so dire molto di più se non un report anecdotico. Come dicevamo prima, proprio perché la vescica è rivestita da urotelio, e l'urotelio riveste tutto l'apparato urinario, una neoplasia vescicale è una neoplasia di tutto l'apparato urinario, ed ecco perché per noi è fondamentale avere dei dati che non riguardino solo la vescica, ma che riguardino anche tutta la via escretrice, ed in particolar modo i calici e la pelvi. Un breve cenno sulla neoplasia della via escretrice. Brutte immagini, mi spiace, ma si vede che qui la neoplasia, che si vede in urografia, ha occupato quasi interamente la pelvi. È una malattia più rara, è una malattia che colpisce prevalentemente i calici e la pelvi, raramente è interessato l'uretere da solo, spesso l'uretere è interessato come localizzazione secondaria per un insemenzamento dall'alto della via escretrice, e il concetto più importante è che una neoplasia dell'alta via escretrice dissemina quasi sempre, se non sempre, all'interno della vescica, e l'insemenzamento spesso non avviene o non è presente al momento della diagnosi della neoplasia dell'alta via escretrice, ma si sviluppa in tempi successivi, dopo che la rene e l'uretere sono stati tolti. La clinica, ne discutevamo prima, sicuramente l'ematuria, microematuria o macroematuria sono i segni principali. Vi è un assioma in urologia che la presenza di sangue all'interno delle urine significa neoplasia dell'apparato urinario, dove comprendiamo anche le neoplasie parenchimali del rene, fino a prova contraria. Quindi, laddove un esame urine è positivo per ematuria e per globuli rossi, e solo globuli rossi, è mandatorio approfondire la diagnosi il più possibile per escludere la presenza di una neoplasia. E come dicevo prima, mi sono già trovato in un dibattito, non è sufficiente un ciclo di esami negativo per escludere una malattia uroteliale. Se volete vi posso citare un caso che ci è costato molto caro, ed è un signore di 40 anni in cui che si presentava con delle macroematurie e una lombalgia di destra, quindi sapevamo anche il lato, sapevamo che il sangue veniva dall'asse escretore di destra, gli accertamenti sono stati negativi per anni, sono stati negativi per 4 anni, finché al quinto anno, dopo 6 mesi dall'ultimo ricovero nel nostro reparto, il signore aveva una neoplasia della pelvi che era estesa a tutto il rene e interessava il grasso perirenale, ed è morto in 4 mesi. Quindi è sicuramente un nostro gravissimo errore non aver approfondito
ulteriormente in maniera incisiva la diagnosi in quel paziente. So che è un caso anedotico, quindi non fa una linea guida, però un signore giovane che purtroppo è morto per un problema di tipo diagnostico segna la nostra storia di medici. Importanti sono anche i sintomi che può dare una neoplasia della discretrice. E sono sintomi di tipo irritativo. Cosa intendiamo per sintomo irritativo? Spesso un paziente ci dice, dottore, devo correre a fare la pipì e ho uno stimolo che insorge improvvisamente che non riesco a rimandare. Questa è la definizione di urgenza menzionale. La frequenza è un altro segno importante, e questi due sintomi spesso vengono confusi e diciamo così sfumano nel pattern di tipo sintomatologico dell'ostruzione cervicolaterale. Tuttavia, quando un paziente o una donna si presentano con sintomi di questo tipo, bisogna sempre escludere, prima di etichettare come vescica iperattiva, una neoplasia della vescica o dell'altra via escretrice, in particolar modo il carcinoma in situ, che è il tipo di neoplasia che dà questo tipo di malattia più frequente. Più raramente i sintomi possono essere dolore al fianco quando è interessato l'osteoreterale in maniera acuta. Ricordiamo che la idroureteronefrosi secondaria ad un interessamento lento, ad un'infiltrazione lenta dell'osteoreterale, non dà dolore, quindi è solo una ostruzione acuta da coagulo piuttosto che da un piccolo calcolo che si è assommato o che ha incrostato il papilloma, che può dare questo tipo di sintomi. La disuria, anche questo è un sintomo molto raro, in quanto raramente la neoplasia vescicale arriva a occludere lo sbocco dell'urina e il collo vescicale. La ritenzione d'urina è frequente, ma è una ritenzione da coaguli, non è una ritenzione da ingombro meccanico a livello del collo ureterale. E la febbre è un sintomo altrettanto raro. L'anemizzazione invece è molto frequente. Per quanto riguarda la diagnostica di laboratorio, ne avete già parlato, l'esame urina è fondamentale, micro-macroematuria, è importante valutare l'eventuale presenza di globuli bianchi e di proteine all'interno dell'esame urine, perché questo ci permette di orientare una diagnosi differenziale verso altre cause di ematuria. La citologia urinaria è un esame che ad oggi, ancora a distanza di decine d'anni, rappresenta il gold standard negli accertamenti non invasivi della neoplasia urotiliale. E qui vi ho citato alcuni dei nuovi marcatori, delle sostanze che possono essere cercate all'interno delle urine del paziente, e vi cito, solo perché noi ce ne siamo interessati recentemente, l'NMP22, che è una proteina della matrice nucleare responsabile della regolazione della separazione dei cromatidi all'interno, nella fase di separazione appunto durante la replicazione. Questa proteina viene ad essere liberata in quantità molto elevate nelle cellule neoplastiche di tipo transizionale e può essere facilmente dosata con un saggio immunocromatografico. Il problema di tutti questi nuovi marcatori è che hanno una sensibilità ed una specificità il cui prodotto è molto inferiore rispetto a quello della citologia urinaria, che ad oggi resta comunque l'esame principe non invasivo. Dicevamo prima che dal punto di vista clinico è importante distinguere una neoplasia di tipo superficiale da una neoplasia di tipo infiltrante. Una neoplasia superficiale, che può essere di tipo papillomatoso, quindi protrudere in vescica ed essere facilmente riconoscibile per voi con l'ecografia, è molto diversa da una forma di tipo piatto. Spesso le forme di tipo piatto non vengono riconosciute neppure endoscopicamente, e solo la citologia urinaria positiva, che è frequentissima nelle forme di tipo piatto, o l'aspetto traslucido, piuttosto che la curiosità dell'urologo che va a biopsiare un'area arrossata che sembra semplicemente un'area infiammatoria, ci permettono di diagnosticare una neoplasia che è altamente aggressiva, con una tendenza all'invasione molto elevata. La forma, dicevo, dal punto di vista terapeutico vedremo che le forme superficiali possono beneficiare di un trattamento endoscopico, quindi una asportazione chirurgica senza necessità di una chirurgia a cielo aperto, che può essere o meno associata ad una terapia di tipo endocavitario, ma comunque permettono la conservazione d'organo. Le neoplasie infiltranti, ad oggi, l'unico trattamento in grado di permettere una guarigione da questo tipo di malattia è la cistectomia radicale.
In più possiamo dire che la cistectomia radicale è un intervento che sempre ad oggi viene fatto anche a scopo umanitario nei pazienti con neoplasia vescicale, quindi in pazienti che sono ad alto rischio operatorio, che hanno grossissimi problemi di tipo generale, vengono avviati ugualmente a questo tipo di trattamento, di questo tipo di chirurgia, perché la neoplasia vescicale sanguina, la vescica si riempie e i disturbi che vengono dati dall'ematuria secondaria alla neoplasia vescicale sono ingestibili e quindi spesso si procede ad una cistectomia che viene definita di salvataggio solo per i sintomi. Per quanto riguarda la stadiazione, brevissimo cenno, TA sono i tumori che non interessano neppure il connettivo sottoepiteliale, quindi crescono esclusivamente all'interno dell'epitelio, i T1 sono quelli che crescono invece anche al di sotto all'interno del connettivo sottoepiteliale, non superando la membrana basale. La membrana basale è quello che permette di differenziare le malattie superficiali dalle malattie infiltranti, che poi siano A o B a seconda che sia interessato solo lo strato superficiale dalla muscolare o lo strato profondo, non importa. Comunque è il limite di separazione che fa di una neoplasia che può consentire un risparmio d'organo da una neoplasia che necessiterà invece un intervento demolitivo estremamente sì, importante e impegnativo dal punto di vista chirurgico. I T4 e i T3 sono l'infiltrazione della parete di tutto spessore con la disseminazione del grasso perivescicale di forma micro-macroscopica. I T4 sono le neoplasie che infiltrano il piccolo bacino e ricordiamo che una neoplasia che infiltra la prostata è una malattia stadiata come stadio 4. Passo poi la parola per l'imaging alla dottoressa.